Mi collego alla discussione che stavamo facendo tra noi. Secondo lei Cittanovese è meglio nel primo o nel secondo tempo? Nettamente nel primo. Nettamente nel primo. Per intensità, per approccio, ma anche perché non era facile. Nocerina è una squadra che siamo alla quindicesima, giusto? Sì. Tranne la partita di Bari, dove tutte le squadre comunque hanno avuto un passivo di almeno 2-3 gol di differenza. Tutte le altre partite la Nocerina le ha giocate in equilibrio con tutte, mentre oggi secondo me siamo stati bravi noi ad aggredirli alti, a creare le condizioni per non far emergere le loro qualità, le loro individualità. Se il risultato del primo tempo è stato di 3-0, secondo me ci abbiamo messo tanto noi nel far diventare brutta la Nocerina, che in effetti poi nel secondo tempo, vuoi per un calo fisiologico nostro, vuoi perché comunque una squadra di carattere, ci ha messo in difficoltà e stava per... cioè mi hanno fatto un po' arrabbiare nella seconda parte del secondo tempo, cioè nell'approccio al secondo tempo la mia squadra. E io negli spogliatoi avevo detto proprio quello di tenere alta la tensione, perché una squadra come la Nocerina non si arrende mai, e così è stato. E poi meno male che dopo il 3-1 ho dovuto per forza di cose, perché la Nocerina ci stava mettendo in difficoltà, ho cambiato sistema di gioco, sono passato con i tre dietro e praticamente poi non abbiamo più sofferto. Avvocato, allora mister, 3-0 nel primo tempo, la partita poi finisce 3-1. Se potesse cambiare qualcosa di questa partita, cambierebbe quei 10 minuti thriller all'inizio del secondo tempo? Sì, ma più che cambiare il film, cambierei la testa di alcuni miei calciatori, che danno per scontato quello che non è, perché in Serie D non bisogna dare nulla per scontato. Dopo un primo tempo fatto in quel modo, non dovevi approcciarti al secondo tempo in maniera soft, perché in questa categoria e con queste squadre, in particolar modo con un blasone come la Nocerina, al di là degli interpreti, ma comunque il solo fatto che 100 persone, 100 tifosi della Nocerina cantassero all'inizio secondo tempo a squarciagola per la propria maglia, per la propria squadra, ti fa capire che comunque uno scatto d'orgoglio ci deve essere nella squadra avversaria. E così è stato, e noi dovevamo essere pronti a non approcciarci in quel modo, e quindi questo è motivo di discussione domani, fermo restando che è inutile essere poi alla fine severi. I complimenti alla mia squadra per il gran primo tempo. Mister, solo un passaggio riguardo quello che diceva proprio Viscido, l'allenatore della Nocerina ha parlato di due rigori regalati alla Cittanovese. Non so se ha visto il fallo nel secondo tempo sul Postolino, ma di quello. Bisogna, questa partita va sintetizzata sui presunti errori arbitrali, o invece c'è stata una disparità evidente tra le due squadre? Io non so cosa ha detto il mister, probabilmente ognuno deve fare la sua parte, ma io ritengo che i due rigori siano nettissimi. Vabbè, ci sono le immagini, quindi in Serie D non è come le prime categorie o la promozione, dove anzi già in promozione ce ne sono video. In Serie D i video saranno, le immagini sono dappertutto. Poi Nocera, che è rinomata per il seguito che c'è in termini media e altro, si evidenzieranno le cose. Io credo che ce ne fosse un altro invece, uno netto su Postorino nel secondo, e vorrei riguardare anche nel primo tempo un terzo fallo da rigore che l'arbitro ovviamente non ha chiamato, ma i due che ha chiamato sono stranetti, non netti, stranetti. L'onestà intellettuale, il mister ha detto che siccome l'arbitro è stato deciso a dare il primo rigore, che poteva forse non esserci ma comunque era netto, ha clamorosamente sbagliato quando non ha ammonito per la seconda volta il numero 5 Alfano.
Alfano, la prima munizione è generosa, però la seconda non puoi risparmiare. Questo ha detto il mister. In questo caso, se questi sono stati i termini, sono d'accordo. Il concetto forse si è espresso male, ma perché ritengo che in quell'occasione il nostro calciatore andava ammonito. Sì. Non era ultimo uomo, ma andava ammonito perché aveva fatto un fallo che aveva danneggiato nettamente la squadra avversaria, quindi poteva stare nettamente la munizione. Sono d'accordo. Con le ultime tre vittorie, scusate, però non sono convinto che era ammonito il mio calciatore. Sì, Alfano era già stato ammonito. Allora. Sì. Allora, con le ultime tre vittorie, la Cittanovese è in zona quarta in classifica, e questa è la posizione della Cittanovese. No, io non la guardo per coerenza. Io ho detto ai miei calciatori che la classifica di solito io la guardo a marzo, dove può essere veritiera. Noi abbiamo 23 punti, se non vado errato, giusto? Sì. 23 punti. Il nostro primo obiettivo è farne altre 17, e non sarà facile. Memorie dello scorso anno, non sarà facile. Lo scorso anno abbiamo chiuso il girone d'andata a 26 punti. Abbiamo altre due gare, vero? Per chiudere il girone di andata. C'è la possibilità, se ce lo meritiamo, se continuiamo ad essere umili e approcciarci bene alle gare, c'è la possibilità di migliorarla addirittura il girone di andata dello scorso anno, che credetemi non era facile farlo. E poi, memorie dello scorso anno, nel giorno di ritorno dobbiamo stare molto più vigili, molto più attenti, perché inizia un altro campionato. Noi l'abbiamo vissuto a nostre spese, quindi mettiamo fieno in cascina per raggiungere l'obiettivo. Poi, questa è una squadra che, io l'ho detto quando qualcuno storceva il muso o quando si parlava di risultati altalenanti, questa è una squadra che se è a organico pieno, e ci stiamo quasi rientrando, anche se oggi mancavano Scoppetta, Cucinotti, Ficara e Gioia squalificato, e non dimentichiamoci di Mansueto, che per noi è, a mio avviso, è il top dei fuori quota che c'è in questo girone. Quindi mancavano 5 calciatori ipotetici titolari. Se noi riusciamo ad avere l'organico completo, secondo me è inutile nasconderci, secondo me questa è una squadra che se la può giocare con tutti. Poi la continuità, l'esperienza, la maturità, il saper gestire determinati momenti della gara ti possono creare situazioni di stare sopra o essere impelagato nei bassi fondi. Quindi sta a noi, io dico che la classifica è quella che uno si merita. Poi alla fine, a marzo sarà più veritiera, vedete i risultati. Oggi mi hanno riferito, io non conosco ancora i dettagli, però mi hanno riferito che del Rotonda che vince a San Cataldo, del Roccella che pareggia a Messina, della Città di Messina che vince a Locri, del Castrovillari che soffre con l'Igea Virtus. E quindi è un campionato particolare, dove se abbassi la tensione succede quello che stava succedendo nel secondo tempo, o a parte invertite, se approcci male come ha fatto la Nocerina, dopo 30 minuti sei 3-0 contro la Cittanovese, e non ci sono queste differenze di valori. E così, questo è un campionato che ha questa valenza, questa portata. Quindi se noi siamo bravi, maturi a gestire questo tipo di situazioni, allora perché no? I tifosi è giusto che sognino, e la società è giusto che alzi l'asticella. Noi dobbiamo rimanere umili, chiuderci nel nostro spogliatoio, fare fatti e poi, se è possibile, prenderci le nostre soddisfazioni. Grazie. Grazie a voi.